Buongiorno a tutti e benvenuti, grazie per essere con noi, per esservi collegati, alcuni probabilmente si stanno collegando adesso, benvenuti a Roto for All, pensa, crea, stampa, roto, un doppio evento che si svolge oggi in questa forma, nella forma del webinar, ovvero web seminar, come abbiamo imparato a dire in queste ultime settimane, e il 23 ottobre, ve lo dico già, fisicamente, adesso vedremo come andranno le cose, ma dovremmo esserci fisicamente al Grand Hotel Baglioni di Firenze. È un evento di ACIMGA, quindi l'Associazione Costruttori Italiani di Macchine per l'Industria Grafica, Cartotecnica, Cartaria di Trasformazione e Affini, nel quale parleremo di rotocalco. Quindi benvenuti a tutti, welcome, willkommen, bienvenue, come si diceva tanto tempo fa, e grazie a Valeria che tradurrà per tutti quelli che non parlano italiano. Io mi chiamo Matteo Bordone, sono un conduttore radiofonico a tratti televisivo, scrivo, e quando ACIMGA mi ha interpellato, devo ammettere che non ero un esperto e non sono un esperto di stampa e di tecnologie di stampa, però quando ACIMGA mi ha contattato chiedendomi di condurre questo evento, mi ha parlato della rotocalco e siccome questo è un evento in cui parleremo della rotocalco, di questa tecnologia, e io mi sono accorto che esisteva un ambito della cultura e dello spettacolo che aveva preso la rotocalco da decenni come simbolo della stampa e della diffusione della stampa in grande quantità e lo aveva fatto meglio di chiunque altro, non solo è la rotocalco è uno dei pochi processi industriali che ha trovato uno spazio specifico nel cinema, nella grammatica cinematografica, dagli anni, diciamo, 40 in poi, nel cinema americano è esistito proprio uno stilema, è esistito uno stile e un momento, succedeva ogni volta che si doveva mostrare una notizia, che è fatto così, ha per protagonista la rotocalco, si vede un impianto rotocalco grande, che va molto velocemente e poi compare, mentre spesso la voce dice hear all about it, è come la voce degli strilloni dei giornali, e poi in sovraimpressione compare la notizia del momento da cui così parte il film. E ogni volta che al cinema si doveva raccontare un evento, diciamo, legato alle notizie, un evento collettivo, non legato agli eventi dei protagonisti, ma alla società nella quale vivevano, la protagonista era la rotocalco, perché la rotocalco con la sua fisicità è sempre stata il simbolo della stampa a grandi volumi, in grandi quantità, a grande velocità, anche con così l'ammirazione nei confronti della macchina, che ancora oggi per un profano come me e per chiunque altro non faccia parte come voi di questa industria, ha ancora un effetto abbastanza stupefacente per la sua così maestosità, velocità e potenza. Inoltre è anche una tecnologia un po' come le bacchette che si usano per mangiare in Oriente, che ha un'età straordinaria e nonostante questo non ha perso le sue caratteristiche peculiari che la rendono unica e per alcuni utilizzi che vedremo, perché la giornata di oggi è dedicata a questo, conveniente e attualissima nonostante abbia, diciamo, qualche anno come tecnologia. È anche raro che nel secolo dell'esplosione delle invenzioni e dello sviluppo industriale, nel secolo della tecnica, il Novecento, questa tecnologia si sia così piazzata dentro alla contemporaneità per rimanere in tante contemporaneità e ancora oggi essere viva, vegeta e dinamica. Mi ha confessato ACIMGA che il cinema è stato, da un certo punto di vista, più bravo rispetto, almeno negli ultimi tempi, rispetto all'industria stessa, a raccontare la meraviglia, l'efficienza e le caratteristiche della tecnologia rotocalco. E quindi noi oggi cercheremo di, diciamo, senza usare delle sequenze in film di Billy Wilder sulla stampa, cercheremo di raccontare perché e come la rotocalco è attuale e quali sono le caratteristiche che la rendono una tecnologia che merita la vostra attenzione e potenzialmente i vostri soldi.
cominciamo parlando del gruppo Rotocalco all'interno di Acimga e per spiegarci perché è nato il gruppo Rotocalco e quali sono i suoi scopi, io do la parola a Gian Matteo Maggioni, che è coordinatore del gruppo Rotocalco di Acimga. Grazie Matteo, volevo innanzitutto dare il benvenuto a tutti a questo primo evento del gruppo Rotocalco di Acimga, il webinar Roto for All, che è una sorta di aperitivo di quello che poi andremo a vivere ad ottobre a Firenze nell'evento fisico vero e proprio. Il gruppo italiano Rotocalco nasce a febbraio del 2019 in seno ad Acimga con l'intento di promuovere ed informare sulla tecnologia rotocalco, che per troppo tempo ha vissuto di realtà disgiunte, senza un fronte comune di comunicazione. Ad oggi fanno parte del gruppo più di 25 aziende del panorama industriale, tra cui costruttori di tecnologia, produttori di componentistica, incisori di cilindri e produttori di inchiostri, giusto per citare alcuni esempi. Primo passo di questo percorso che abbiamo iniziato insieme è stata la redazione e pubblicazione di Rotocalco, conoscerla per meglio apprezzarla. Un documento dove, dopo un primo cappello introduttivo sulla tecnologia e sul colore, abbiamo cercato di descrivere in modo semplice, quindi comprensibile, accessibile a tutti, anche ai non addetti ai lavori, quelli che sono gli elementi caratteristici della Rotocalco, quindi l'inchiostro, il cilindro, la racla e il pressore, cercando di porre attenzione sui punti di forza e sui campi di applicazione della tecnologia stessa. Questo documento è stato tradotto anche in lingua inglese proprio per renderlo accessibile a tutto il mercato Rotocalco, non solo quello nazionale. In parallelo abbiamo identificato quattro aree di attività dove concentrare i nostri sforzi. Una prima area promozionale con l'organizzazione di eventi e di attività promozionali, di cui Roto for All, che stiamo vivendo quest'oggi, ne è un primo esempio. Un'area formativa con la realizzazione di corsi dedicati alle scuole grafiche, dei corsi dedicati al mondo del lavoro e dei corsi dedicati ai brand owner e agenzie creative e grafiche, per informarli su quelle che sono le possibilità che la stampa Rotocalco offre loro. Abbiamo poi un'attività di tipo tecnico-editoriale per la redazione di ulteriori pubblicazioni per approfondimenti su aspetti specifici della Rotocalco e come tavolo di confronto tavolo tecnico di confronto all'interno del gruppo stesso. E ultimo, ma non ultimo, un'attività normativa dove abbiamo già dato il nostro contributo a livello ISO, revisionando l'allegato sulla Rotocalco di una bozza di norma sul packaging printing, la bozza 19303-01, e dove presenteremo nel prossimo meeting, che si dovrebbe tenere entro la fine dell'anno, una proposta per una nuova norma ISO sulla stampa Rotocalco, perché ad oggi a livello ISO non esiste uno standard per la Rotocalco. Ed è questa sicuramente una sfida avvincente che ci apprestiamo a vivere con grande entusiasmo. È tutto, ecco, non voglio rubare altro tempo agli interventi che seguono, che sono sicuro saranno di vostro grande interesse, e ridò la parola a Matteo. Grazie e buona continuazione. Grazie mille Gian Matteo Maggioni, coordinatore del gruppo Rotocalco di Acimga, che ci ha spiegato perché è nato il gruppo e quali sono così le sue attività. E allora, invece, per spiegarci il ruolo di Acimga e introdurre lo studio economico sulla Rotocalco, il progetto di sostenibilità di cui ci parleranno gli altri relatori di oggi, do la parola al direttore di Acimga e direttore della Federazione Carta Grafica, Andrea Briganti. Buongiorno a tutti.
Sono Andrea Briganti, come appunto mi ha introdotto Matteo poco fa, sono il direttore di Acinga, in questa fase sono anche il direttore della Federazione Carta Grafica, che è un esperimento, diciamo così, unico nel panorama confindustriale italiano, nel senso che con la Federazione Carta Grafica siamo andati a livello associativo a creare una federazione di filiera, per cui vede la presenza di Acinga, che rappresenta i costruttori di tecnologia per la stampa e il converting, qualsiasi tipologia di stampa, per cui roto, flexo, offset, digitale, ovvero raccogliamo tutte quelle che sono le aziende che operano all'interno di questo settore, che offrono in Italia al mercato italiano, al mercato estero, costruttori di tecnologia. Poi c'è la presenza di Assografici, che è l'associazione italiana che racchiude, raccoglie gli stampatori, e Assocarta, che è l'associazione italiana che racchiude, rappresenta e raccoglie i produttori di carta. Quindi Acinga si muove all'interno di un contesto di filiera, che è un progetto, come vi dicevo, per l'appunto unico nel panorama italiano. Nello specifico, Acinga, come vi dicevo, ha una trasversalità di applicazioni, perché rappresentando tutte le tecnologie di stampa, le applicazioni relative sono molto trasversali, e stiamo andando a livello associativo a focalizzarci su temi, perché così riusciamo a servire meglio i mercati, ad approfondirli e a dare informazioni, advocacy per tutte le aziende che ne fanno parte. Uno di questi progetti, il primo, è appunto il gruppo Rotocalco, che abbiamo costituito, come diceva Matteo, un anno data fa, per cui nel 2019 a febbraio, e che ha visto già la produzione di parecchi output. Nello specifico poi oggi ci siamo ritrovati, diciamo così, in buona compagnia, perché abbiamo avuto 560 iscrizioni a questo webinar, di cui Semantica appunto vi è stata descritta, quindi è stato, di cui un terzo circa sono, poco più di un terzo sono esteri, quindi è stato sicuramente un evento di successo, e speriamo di confermare, diciamo così, le aspettative, dando a voi un punto di vista nuovo, due punti di vista nuovi sostanzialmente, che sono total cost of ownership in qualche modo, perché fondamentalmente commercialmente c'è sempre stata un po' la dicotomia tra il costo dell'autocalco e il costo delle altre tecnologie. Questo però è vero parzialmente, e ve lo spiegherà il professor Baglieri, e il concetto di sostenibilità, perché oggi qualsiasi tipo di approccio, non solo tecnologico, ma soprattutto tecnologico e laddove si usa anche chimica, deve essere un approccio che deve tener conto delle tre sostenibilità di cui vi parlerà poi la dottoressa Bottazzoli. Quindi noi approcciamo questo incontro e approcceremo ulteriori approfondimenti non solo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista di visione e di approccio di mercato, per creare delle community di advocacy e per, come dire, distogliere quelle che erano le percezioni anche tecnologiche, e colmare un gap che in termini di informazioni e di comunicazione sulla rotocalco ha visto per il momento, diciamo così, uno stand-by, dando molta voce a tecnologie che, seppur da caratteristiche diverse, hanno come dire, un po' presidiato quelli che sono i temi di advocacy e di comunicazione internazionale. Io volevo fare anche con voi, dopo questa piccola premessa, diciamo così, politica, un breve excursus anche su quelle che sono le diciamo così, le dinamiche esportative e i numeri che stanno dietro alla Rotocalco, perché come associazione è molto importante che noi ci focalizziamo appunto sui mercati e essere in grado sostanzialmente di sottolineare e di informare i mercati sull'andamento degli stessi. Allora, come diciamo, stiamo parlando di storico, perché oggi abbiamo volutamente deciso di non fare previsionali in funzione anche di flussi e di dinamiche abbastanza particolari e uniche dovute a Covid-19, come voi sapete.
Il World Trade of Total Machinery and Graphic Converting and Paper Industry vede circa un 17 miliardi di euro di valore della produzione a fine del 2019. Chi esporta, sostanzialmente, come vedrete, come vedete in questo grafico, i primi a livello mondiale sono la Germania, la seconda market share c'è la Cina, ma al terzo posto c'è appunto l'Italia. L'area europea, come vedete, è quella che ha un maggior peso rispetto alle altre aree mondiali a livello di quote di mercato di export nel 2019. Queste sono le maggiori paesi importatori ed esportatori nel 2019. Stava accennando Andrea al problema della effettiva così economicità e relazione con i temi dell'economia circolari e della sostenibilità della rotocalco, quello di cui si occuperanno i nostri due relatori che parleranno adesso, e partiamo con il total cost of ownership della rotocalco. A spiegarci qual è la situazione della rotocalco, qual è la sua natura dal punto di vista dei costi industriali, è Vincenzo Baglieri, docente di economia, gestione delle imprese presso l'Università Bocconi e direttore executive MBA di SDA Bocconi. Vedo però che adesso è ritornato. Va bene, ditemi cosa devo fare. Se va bene così, facciamo partire la relazione. Andrea, fammi capire con un cenno se vuoi continuare nella tua. Se vuoi che ti ridia la parola o andiamo con Vincenzo. Va bene, vuoi riprendere? Vuoi andare avanti tu? Ok, allora ridò la parola, chiedo scusa, ci vuole un po' di pazienza con le connessioni di questi giorni, ridò la parola a Andrea Briganti, direttore Acinga, direttore Federazione Carta Grafica, che continua insomma, nella sua prolusione. Prego. Eccoci, scusate, no, volevo semplicemente, come dire, chiudere il discorso dicendo, per l'appunto, poi i dati saranno a disposizione di tutti, potremo approfondirli ulteriormente se avrete necessità di farlo. Chiudo dicendo semplicemente che appunto il know-how europeo e italiano nello specifico del saper fare rotocalco è un know-how di assoluta eccellenza e che ha trova riscontro storico sui trend storici dell'export e sulle quote di mercato a livello mondiale. Non vi racconto ulteriormente altre cose, lasciando la parola, giustamente riprendendo il programma degli interventi con Enzo Baglieri. Arrivederci a tutti e grazie. E allora la parola vada a Vincenzo Baglieri. Ribadisco, docente di economia e gestione delle imprese presso l'Università Bocconi di Milano, direttore executive MBA di SDA. Bocconi ci parlerà del total cost of ownership della rotocalco. Prego Vincenzo. Grazie Matteo, grazie a tutti. Io rapidamente a questo punto condivido il mio schermo in modo tale che possiate vedere la presentazione che ho preparato. Lo scopo è, come è stato detto, raccontarvi molto sinteticamente quali sono le determinanti, diciamo, economiche rilevanti nella tecnologia della rotocalco e quali sono i percorsi che in qualche modo, diciamo, si possono identificare per una sua differenziazione in questo contesto di mercato, diciamo, pre e post Covid-19, di cui inevitabilmente si parla in questi giorni e si parlerà probabilmente per i prossimi mesi e anni. Io molto brevemente vi descrivo adesso l'obiettivo che mi sono dato con gli amici di Acinga e la metodologia che abbiamo utilizzato, i quattro elementi fondamentali, perché il tempo è veramente poco, che riguardano dal punto di vista tecnologico e, diciamo, economico la tecnologia rotocalco, e poi una prima, diciamo, serie di spunti per una via verso la differenziazione, come l'abbiamo come l'ho chiamata, e che poi sarà approfondita evidentemente con tutti voi quando ci vedremo a ottobre all'evento fisico, diciamo, tradizionale all'Hotel Baglioni. Quindi molto rapidamente, vediamo se riesco a scorrere le slide. Allora, lo scopo era molto semplice, era misurare nel modo appropriato l'impatto della rotocalco sugli economics di un business, del business, diciamo, della stampa e della grafica. Il tema è già stato anticipato da Andrea Briganti, ossia
inevitabilmente la scelta di una tecnologia passa, oltre che per l'opportunità di utilizzo di quella tecnologia, anche per l'effetto che qualunque tecnologia ha sul conto economico e sullo stato patrimoniale, quindi diciamo sui fondamentali economici di qualunque impresa in qualunque contesto. In particolare poi in questa industry che negli ultimi anni, soprattutto sempre più a valle, quindi nella parte della stampa e della grafica, ha sofferto, in particolare direi nei mercati diciamo cosiddetti avanzati, quindi nel mercato europeo e nel mercato americano, dei cambiamenti molto forti determinati da una mutazione alla domanda fatta sempre di più di ordini e diciamo volumi molto frammentati, domanda di qualità molto alta, ma soprattutto di grandissima varietà. Elementi che in qualche modo si abbinano alle caratteristiche della tecnologia rotocalcolo, dopo li vedremo, ma che per altri aspetti, soprattutto legati appunto alla frammentazione, alla riduzione dei lotti minimi di produzione e alla varietà richiesta dai brand owner e dai creativi che per loro lavorano, invece si scontrano con le caratteristiche di questa tecnologia. Tecnologia che ha un costo, come è stato detto, iniziale, soprattutto un investimento non irrilevante. Quindi l'obiettivo era identifichiamo il modo più corretto per misurare l'impatto economico della rotocalcolo, perché la finalità poi della misurazione è chiaramente anche identificare delle strade per il miglioramento. La metodologia adottata e non è una mia creatura, evidentemente è una metodologia molto nota a chi si occupa di acquisti soprattutto legati al mondo dei beni industriali, in cui l'elemento che si vuole mettere in considerazione non è tanto il costo d'acquisto puntuale nel momento vero e proprio di realizzazione dell'investimento, ma è la modalità con cui questo costo si distribuisce lungo il ciclo di vita tecnico dell'asset acquistato e simultaneamente crea ulteriori costi all'interno della struttura aziendale. Questa metodologia si chiama il Total Cost of Ownership ed è nata in particolare per in qualche modo proteggere e consentire di competere, di valorizzare in modo opportuno le tecnologie per tutte quelle industrie, quindi pensate alla meccanica, all'automazione, a appunto beni di investimento importanti, in cui il rischio di una competizione basata sul prezzo d'acquisto, quindi sull'investimento iniziale nella tecnologia, rischiava di portare a un'inevitabile guerra dei prezzi. La competizione sui prezzi purtroppo induce quella che io chiamo normalmente la Highlander Strategy, cioè la strategia per cui, ricordando un po' il film di un po' di anni fa, in cui alla fine ne rimane solo uno, e questo che rimane è l'unico che riesce a garantire sul mercato i volumi e soprattutto ai prezzi che il mercato si aspetta. In realtà, evidentemente, il mercato della rotocalco è un mercato che oggi ancora offre grandi opportunità di sviluppo. Abbiamo visto prima nelle slide che ci presentava Andrea Briganti che c'è un dominio tecnologico tendenzialmente in Occidente da parte di produttori italiani e tedeschi, che sono considerati i due paesi con le migliori tecnologie e con diciamo, una storia, una competenza diciamo, estremamente differenziante rispetto a diciamo, produttori di altri paesi, anche in Europa, che c'è questa sviluppo molto rapido della fornitura da parte dei paesi diciamo, del Far East, quindi in particolare della Cina, e quindi a maggior ragione a questo punto si tratta da un lato di difendere un'industria, dall'altro di trovare il modo giusto per valorizzare il potenziale di questa tecnologia. Le riflessioni che adesso io vi presento sono basate appunto sulla metodologia del Total Cost of Ownership, che di fatto si basa su un principio molto elementare, cioè considerare tutti i costi che qualunque investimento genera durante il suo ciclo di vita. La tecnologia del total cost of ownership quindi non prende in considerazione né gli aspetti fiscali che possono cambiare da paese a paese, né le diciamo, determinanti, come le chiamiamo noi, di natura civilistica, cioè legate alle regole con cui in ogni paese vengono scritte, per quanto oggi siano sempre più uniformate a livello internazionale, i bilanci, diciamo gli rendiconti finanziari ed economici delle imprese, ma prende in considerazione il vero costo industriale, quindi il vero impatto che è sugli economics del settore, dell'azienda, ogni tecnologia ha, basandosi sul principio che il costo del possesso, quindi il costo dell'ownership, è determinato dalla distribuzione lungo tutto il ciclo di vita
della tecnologia, del costo iniziale, più tutti i costi ricorrenti che vengono creati, generati anno per anno, periodo per periodo di osservazione, dall'utilizzo di quella tecnologia. I dati che io vi presento sono ovviamente un range, rappresentano delle forchette di dati in qualche modo medi che io ho raccolto, diciamo, autonomamente e soprattutto grazie alla collaborazione di tre importanti manifatturieri, quindi aziende di produzione, tutte e tre localizzate in Italia, una di queste di proprietà di un gruppo internazionale, e da due, diciamo, utilizzatori di queste tecnologie che sono messi gentilmente a mia disposizione per consentirmi in qualche modo di confrontare i dati che io avevo prodotto e estratto autonomamente con i loro, e da cui quello che adesso vi mostro abbastanza rapidamente con una slide che spero a colpo d'occhio vi dia un'idea di quello che adesso voglio raccontarvi. Quindi partiamo dal primo elemento. Il cost of ownership, quindi il costo del possesso della tecnologia dell'autocalco, è un costo che va valorizzato partendo dal principio che questa tecnologia ha un ciclo di vita molto lungo. Qualunque utilizzatore, qualunque produttore tenderà a dirvi che i 20 anni sono un orizzonte temporale abbastanza credibile per qualunque investimento nella tecnologia da rotocalco. In realtà esistono macchine che vengono installate, che sono state installate anche ben oltre 20 anni fa, sono perfettamente operative e sono soggette semplicemente a una manutenzione periodica, annuale, abbastanza marginale, e a interventi di revamping che vengono fatti ragionalmente in questo momento ogni 10 anni. Potrebbe anche essere necessario forse farli più frequentemente. Diciamo, attualmente, basati sugli adeguamenti delle elettroniche ogni 10 anni, che continuano appunto a essere estremamente operativi. Perché l'elemento, il punto di forza della tecnologia dell'autocalco è la sua estrema semplicità, la sua estrema affidabilità, basata anche sul fatto che che è una tecnologia, come dire, se volete, old style, quindi c'è molta meccanica, c'è molto acciaio, e tutto sommato questo garantisce, trattandosi di tecnologia matura, assoluta affidabilità per tempi molto lunghi. Questa affidabilità si paga nel breve termine con un investimento importante. Gli investimenti per l'acquisto del rotocalco oscillano da €1 milione, €1,5 milioni di euro fino a 6, anche 7 milioni di euro nei casi di tecnologie molto più complesse. Diciamo che l'investimento medio che io ho utilizzato come base del mio calcolo è intorno ai €2,5 milioni di euro, che quindi rappresentano il costo d'acquisto iniziale e l'elemento su cui si rischia spesso di fare esclusivamente concorrenza. Appunto, i 2,5 milioni vanno in realtà spalmati, distribuiti su 20 anni e oltre. Dal punto di vista del costo industriale questo non è irrilevante, perché vuol dire che in realtà il costo d'acquisto nel lungo termine si distribuisce, anche immaginandolo come distribuzione assolutamente, diciamo, media nel tempo, in misura marginale sul costo complessivo dell'ownership della tecnologia. Il vero costo che purtroppo qualunque, diciamo, utilizzatore di questa tecnologia deve sostenere è il costo per i cilindri, per l'acquisto e poi ovviamente il mantenimento in vita di questi, che dipende molto dai volumi produttivi di ogni singolo produttore. Però anche qui, stimando delle dinamiche medie di un buon stampatore, ho immaginato che fosse un numero credibile. Uno stampatore che realizza mediamente intorno a 1000 cilindri per anno, che distribuiti in 10 anni, che è un ciclo di vita medio del cilindro prima poi eventualmente di essere riutilizzato e riconvertito, costituisce un magazzino, un'immobilizzazione di asset in questi cilindri necessari per lo stampaggio, che può valere appunto, dal punto di vista, diciamo, tecnico, dal punto di vista economico, fino a 400.000 euro. Se immaginiamo che 400 euro è il costo, l'investimento, dovrei dire più correttamente, che mediamente viene realizzato per realizzare il singolo cilindro, per poi appunto servire il cliente stesso. Quindi il paradosso è che la macchina, che ha un investimento importante all'inizio, in realtà poi genera anno su anno dei costi ricorrenti, degli investimenti ricorrenti, che poi hanno anche loro un ciclo di vita molto lungo, come vedete dalla slide, 10 anni e oltre, ma che sono quelli che davvero rischiano nel lungo termine di immobilizzare di più la struttura finanziaria delle aziende che investono in questa tecnologia. La tecnologia rotocalco, inoltre, ha bisogno di tecnologie complementari. Tecnologie complementari che oggi sono diventate sempre più importanti, che sono un valore in realtà.
della tecnologia stessa, perché lo sforzo negli ultimi anni di aumentare il livello di sostenibilità di questa tecnologia e degli inchiostri che vengono usati poi per lo stampaggio ha fatto sì che, oltre alla sfida verso l'utilizzo di materiali sempre più semplici e addirittura il monomateriale da stampare, da un lato, si è invece realizzata un'altra sfida, cioè quella di ridurre la numerosità dei solventi, arrivare sempre di più a un singolo solvente e soprattutto recuperare il più possibile questo solvente. L'insieme delle tecnologie necessarie per il recupero dei solventi e una parte del recupero di calore ed energia che vengono utilizzato nell'erotocalco, appunto, quando realizzato, può valere anche qui un investimento intorno al milione, milione e mezzo, due milioni, due milioni e mezzo, anche qui dipende molto dalla dimensione della macchina, diciamo, a cui si associa. E ho stimato, confrontandomi anche con i vari miei interlocutori, un investimento medio di circa un milione e mezzo. Anche qui, che ha un tempo molto lungo, per prudenza ho immaginato un investimento che abbia un ciclo superiore ai 10 anni, ma che in realtà, diciamo, può tranquillamente associarsi anche questo come durata al costo dell'investimento iniziale, al periodo, diciamo, di distribuzione dell'investimento iniziale nella rotocalco stesso. Quindi essere abbastanza equivalente ai 20 anni della distribuzione della tecnologia rotocalco. E poi ricordo infine quell'investimento richiesto dall'evoluzione tecnologica nelle elettroniche, che al momento possiamo stimare intorno a un massimo di 300-400 mila euro, ho stimato circa 300 mila euro, ogni 10 anni per l'upgrade e revamping delle tecnologie, diciamo, legate al controllo elettronico e all'adeguamento degli standard tecnologici delle macchine stesse, associate ovviamente, come dicevo prima, allo steel, all'acciaio. Poi ci sono i costi ricorrenti, sono tanti, ma cerchiamo di semplificare estremamente. C'è il costo del lavoro, una macchina richiede, se ben gestita da, diciamo, operatori professionali, mediamente 1,5-2 operatori per ogni turno di lavoro. Questo dipende anche un po' dalle filosofie. Ci sono aziende, soprattutto fuori dall'Italia, che preferiscono lavorare su non più di 2 turni al giorno, ma distribuire la produzione 7 giorni su 7. In Italia tendiamo a saturare la macchina nel singolo giorno, quindi lavorare anche a 3 turni, ma fermarsi di solito al sabato e alla domenica. Quindi questa è un po' una filosofia che cambia leggermente l'impatto, diciamo, del costo dell'ownership, perché è evidente che ha molto più senso saturare il più possibile, sempre e nel continuo, una tecnologia di questa natura, ma, diciamo, il costo complessivo poi finale possiamo stimare oscilla in questo momento, fatti dei parametri medi del costo del lavoro tra Italia e altri paesi europei, che è stato un po' il mio orizzonte di riferimento, intorno ai 160-180 mila euro l'anno di costo del lavoro associato al, diciamo, mantenimento in vita, l'utilizzo di questa tecnologia. Poi c'è il consumo energetico, anche qui può variare molto, dipende dalla fonte, da ovviamente i contratti, dal tasso di utilizzo della tecnologia stessa, ma diciamo che anche qui possiamo stimare un valore intorno ai 110-130 mila euro l'anno di bolletta energetica per un impianto che produce tra 20 e 25 milioni di metri di materiale stampato, e infine dei costi di manutenzione che in alcuni casi sono, diciamo, abbastanza contenuti, quindi intorno all'1% del costo dell'investimento iniziale, possono anche aumentare. In realtà dipende anche da una filosofia che alcuni produttori stanno cominciando a introdurre, cioè quello di immaginare la maintenance come una vera assicurazione, quindi magari costa un po' di più, ma si garantisce la continuità di produzione. E quindi in questi casi le aziende che più preferiscono questa continuità di produzione e proteggersi dal rischio tendono a sostenere investimenti un po' più alti, intorno, diciamo, ai 50 mila euro l'anno. La sommatoria di questi costi distribuiti su un ordine di grandezza di 20 anni e senza tener conto ovviamente di fenomeni inflattivi che tutto sommato in questo momento storico sono abbastanza, diciamo, al nostro vantaggio, perché abbiamo un'inflazione abbastanza contenuta, direi, in tutto il globo, in particolare nei paesi, appunto, occidentali, fa sì che la forchetta, come potete vedere da questa slide, dell'incosto of ownership per anno di una tecnologia rotocalco, in questi ordini, diciamo, di grandezza che vi ho detto prima, oscillano tra
di 650 660 mila euro l'anno fino ai 780 800 mila, possono ovviamente anche essere molto più alti, ma dipende anche qui ancora una volta dalla complessità della macchina, dalla sua dimensione e diciamo da altri parametri legati ancora una volta alle prestazioni della macchina stessa. Però il tema rilevante su cui io volevo rapidamente adesso portarmi con voi è che se noi osserviamo questo numero e se noi partiamo dal principio che una macchina del genere rappresenta l'investimento per un produttore appunto che stampa tra 20, 25 e nei casi più favorevoli anche 30 milioni di metri per anno, ecco, il costo complessivo, devo dire l'incidenza del costo della tecnologia rotocalco sul totale del costo per diciamo, metro quadro, per migliaia di metri quadri stampati, è tutto sommato abbastanza contenuto, cioè non supera mai, almeno nelle mie stime, il 10%, il 15% nei casi diciamo, di lotti molto piccoli, del costo di produzione, di stampa del metro stesso. Il che vuol dire che il parametro rilevante per qualità, per quantità, per carità, scusate, sicuramente importante dell'utilizzo di questa tecnologia, però non può essere il costo della tecnologia stessa, o non può essere esclusivamente il costo della tecnologia stessa. Peraltro tutti i produttori stanno cercando di andare incontro alle esigenze dei loro clienti, cercando di incidere su uno degli elementi che più influenza questo costo complessivo che ho citato, e cioè la produttività degli impianti. Perché le tecnologie dell'autocalco ha, se volete, un grosso punto di debolezza in un mondo in cui la velocità è invece particolarmente apprezzata, cioè quella che i tempi di setup, i riattrezzaggi, tendono a essere mediamente lunghi. E quindi, volendo diciamo, essere molto brutali, in realtà questa tecnologia ha diciamo, un suo vero punto di debolezza. Oggi è quello su cui più tutti tendono a concentrarsi, cioè il fatto che per il 50% del suo tempo in media sta fermo, perché deve essere riattrezzata per poi procedere all'esecuzione del lavoro stesso. Tutti i produttori stanno cercando di ridurre questo tempo di setup e quindi di aumentare il livello di produttività di ogni macchina, ma la realtà dei fatti è che proprio le caratteristiche stesse della tecnologia pongono inevitabilmente un limite fisiologico alla riduzione del tempo di setup e quindi per quanto sia una scelta strategicamente opportuna, io non credo che il problema possa essere risolto, la competitività della macchina possa essere basata solo su aumentare così drasticamente la sua produttività fino al punto da renderla, diciamo, da rendere i setup quasi svolti in un tempo mascherato. Ammesso che fosse anche possibile, il paradosso sarebbe che avremo macchine che producono molto di più, auspicabilmente hanno una produttività diciamo, pari a un 100% in più, ma chiaramente anche i volumi di vendita a questo punto si ridurrebbero e quindi si rischia di entrare in un circolo vizioso per cui aumentiamo da un lato le produttività, non necessariamente a vantaggio di ulteriori incrementi di qualità, senza aumentare i volumi di vendita stessa. Allora, ciò che io invece sottolineo è che forse varrebbe la pena di fare delle riflessioni un po' diverse, cioè mentre si asseconda ovviamente il fabbisogno di efficienza e produttività e saturazione della tecnologia da parte dei propri clienti, ragionare su quello che in realtà non si è fatto nel passato. E cioè si è posta poca attenzione ai veri fabbisogni dei clienti e soprattutto direi ai clienti dei clienti. E cioè i produttori hanno sempre, tutti, avuto una grande capacità di valorizzare la loro tecnologia, le loro competenze, la dimensione hard, lo diceva anche prima Matteo, di queste macchine a rotocalco, ma hanno posto poco ascolto poi al fabbisogno che ha chi in fondo deve usare la tecnologia della stampa. E non dimentichiamo, nessuno di voi dimentichi, che la stampa è fondamentalmente poi uno strumento con cui si vuole comunicare qualcosa. E quindi è uno strumento potentissimo di marketing. E l'elemento allora importante è capire che cosa i brand owner da una parte vogliono comunicare, i creativi, le agenzie che lavorano per loro stanno immaginando per favorire questa comunicazione e quindi capire come la rotocalco e il mix di servizi intorno alla rotocalco possono soddisfare meglio il fabbisogno di comunicazione di chi in fondo alla catena del valore ha bisogno poi di arrivare all'utente finale con una comunicazione molto più vicina alle sue esigenze. Inoltre direi che le strategie devono essere in qualche modo guidate guardando al terreno di gioco appropriato, che ripeto non può essere la competizione sul prezzo, sull'investimento iniziale. Una
competizione sui prezzi, inevitabilmente tra i vari produttori rischia di ingenerare quella diciamo, inevitabile poi guerra che tende paradossalmente a danneggiare tutta l'industria. I valori distintivi della rotocalco sono in realtà molto diversi da quelli a cui spesso si tende, su cui spesso ci si focalizza. Sono appunto questa capacità della tecnologia di svilupparsi a lungo termine, di essere affidabile, replicabile, usando un termine che nel mondo delle operations anglosassoni, un termine anglosassone che viene utilizzato molto nelle operations, è estremamente centrale. È una tecnologia che garantisce livelli elevati di dependability, cioè di capacità di replicare lo stesso job molte volte, n volte, tendenzialmente infinite, sempre con la stessa qualità, sempre con le stesse prestazioni. E questo non è banale, perché garantisce a qualunque cliente di qualunque stampatore che sta usando questa tecnologia che la propria scelta di comunicazione iniziale possa essere preservata nel tempo. Poi non dimentichiamocelo che, per quello che ho già detto prima, e in generale per queste sue caratteristiche di forte stabilità, di forte, come dire, consistenza nel tempo, la tecnologia della rotocalco è una tecnologia che ha dei valori di sostenibilità che oggi sono difficili da ritrovare in altre tecnologie. Il cilindro è, come ho detto prima, da un lato un investimento importante, dall'altro è un patrimonio che rimane e perdura non solo nello stato patrimoniale, quindi nel bilancio dell'azienda, ma perdura nei suoi magazzini e quindi garantisce che possa essere riutilizzato molte volte senza necessariamente generare poi un impatto sull'ambiente per il dismantling della tecnologia stessa. Questi elementi forse in passato sono stati percepiti meno, ma in questo momento storico in realtà diventano e possono diventare, per me, dal mio punto di vista, estremamente essenziali. Chiuderei quindi sulle strade verso la differenziazione, sapendo che mi auguro ad ottobre di avere in primo luogo, io per primo, un quadro un po' più chiaro di quelli che saranno gli economics, diciamo, europei e mondiali dopo il Covid. Però una prima cosa che possiamo dire, molto semplice, è che tutte le crisi economiche generano sempre, ovviamente, come in questo caso purtroppo, un momento di frattura rispetto al passato, che ci riporteranno indietro di qualche anno rispetto alle crescite economiche che avevamo registrato, ma poi determinano un fenomeno abbastanza elementare, cioè quello della polarizzazione della domanda. Per cui, da un lato, si creano delle nicchie piccole, importanti, ad altissimo valore, dove l'elemento centrale diventa la qualità, l'iperperformance e soprattutto l'altissima varietà, e quindi dove i lotti di produzione sono molto piccoli, e poi dall'altra parte invece si crea la domanda di quello che qualche anno fa chiamavamo il low cost. In realtà sarebbe forse più corretto chiamarlo quello del rapporto valore-costo o del value for money, cioè di quei mercati che non vogliono rinunciare a una qualità del passato buona, molto alta, ma non sono disposte inevitabilmente a pagare prezzi molto alti. Quindi questo fa sì che i produttori tendano a ridurre la frammentazione delle loro offerte, a concentrarsi su pochi prodotti e su questi a cercare la massima efficienza. La tecnologia del rotocalco da questo punto di vista è assolutamente idonea, perché garantisce elevati volumi di produzione, come dicevo prima, elevata replicabilità e dependability nel tempo, garantisce stabilità ai clienti stessi ed è ovviamente una tecnologia, come ho detto prima, che si nobilita quanto più i volumi di produzione del singolo job sono particolarmente elevati. Altro punto, mi sembra, adesso non vorrei offendere nessuno, quindi faccio un discorso molto generale, mi sembra che tutto sommato però sulla tecnologia della rotocalco il percorso di digitalizzazione e direi di ibridazione è ancora un po' lontana. I produttori stanno tutti ragionando, ma l'anima, le core competence di questi produttori sono fortemente metalmeccaniche e il modo con cui interpretano la macchina è ancora molto tradizionale. Per fare un esempio molto banale, è raro vedere delle macchine belle, eppure sono delle macchine che occupano molto spazio all'interno degli stabilimenti e che, su cui si perde uno dei valori tipici, ad esempio, della produzione storica italiana, cioè quello di utilizzare il design per comunicare tecnologia e per comunicare innovazione.
pochi hanno cominciato a fare questo, quelli che hanno cominciato a farlo ne stanno vedendo dei benefici immediati, perché si percepisce attraverso il design e adesso devo dire attraverso, diciamo, le tecnologie digitali, il valore intrinseco tecnologico della tecnologia stessa. Quindi io cercherei di cominciare a ragionare in maniera un po' più aggressiva, un po' più rapida, sull'ibridazione tra la tecnologia tradizionale e le tecnologie emergenti. Adesso inutile, diciamo, non capire che comunque la stampa digitale rappresenta un'evoluzione importante anche in questo settore. Forse piuttosto che combatterla è molto meglio ibridarla e combinarla all'interno delle tecnologie a rotocalco, in modo tale da valorizzare sì l'acciaio, ma arricchirlo sempre più del bit, del valore che le tecnologie digitali possono apportare all'interno della rotocalco. Altra grande innovazione, secondo me, su cui si deve ragionare è il business model. La rotocalco, l'abbiamo detto prima, è una tecnologia che garantisce stabilità nel tempo, è sostanzialmente la stessa dal 1870. Quindi immaginare che si faccia innovazione del prodotto nelle macchine a rotocalco, francamente, mi pare, diciamo, abbastanza ardito. Dicevo prima, si può lavorare sul design, si può lavorare appunto sui setup, si può lavorare adesso sull'ibridazione digitale, ma non è lì che metterei larga parte dei miei budget di innovazione se fossi un operatore. Più che nuovi prodotti, forse sarebbe il caso di ragionare su nuovi modelli di relazione. I produttori tendono ad avere un approccio abbastanza tradizionale, vendono la macchina e garantiscono un service, in alcuni casi anche con un certo, diciamo, con un po' di sofferenza, perché il loro business continua a essere quello di produrre, realizzare acciaio, vendere, piazzare la macchina e cercare un nuovo cliente. Noi stiamo andando verso un'economia al cui centro in realtà ci sono i servizi, al cui centro c'è più la relazione della transazione. Mi sembrerebbe abbastanza anomalo che se oggi si possono comprare degli aerei e utilizzarli pagandolo all'ora di volo, se si può comprare una macchina utensile di cui si paga appunto l'ora di produzione, non capisco perché anche in questo settore non si possa ragionare su modelli intermedi, diciamo, di servitization, di servitizzazione anche del modello di business. Oltre al fatto che in 20 anni di ciclo di vita una tecnologia rotocalco rappresenta un presidio, direi, militare nello stabilimento, nella sede produttiva del nostro cliente, e mi sembra assolutamente folle non usare questo presidio fisico attraverso la nostra macchina nel sito produttivo del nostro cliente per assisterlo, per dargli servizi e ampliare l'offerta che noi diamo al cliente stesso. Chiuderei con un tema che è molto adesso attuale, finalmente devo dire, finalmente, perché se ne è accorta anche la finanza, e la finanza si è accorta del fatto che forse ha senso porre, facilitare e finanziare gli investimenti che hanno un impatto ambientale molto alto. E la tecnologia nella rotocalco, ho fatto le mie ricerche, francamente non ha, mi pare allo stato, nessuno che ne abbia studiato in maniera completa l'impatto sull'ambiente, abbia fatto un life cycle analysis, una life cycle assessment completa, che è un po' come dire che prendiamo il total cost of ownership e lo traduciamo a questo punto in parametri ambientali. Anche qui le istituzioni, gli operatori, quindi l'associazionismo e le imprese forse dovrebbero enfatizzare sempre più questo rating ambientale molto alto della rotocalco, perché è un elemento che oggi può essere davvero distintivo associato a tutto ciò che ho raccontato prima. Ecco, su questi punti poi avremo molto più tempo nel prossimo incontro, però ci tenevo a darvi intanto dei rapidi flash, perché fosse un po' condivisa l'impostazione del lavoro che abbiamo costruito con gli amici di Acibia. Grazie. Grazie a Vincenzo Baglieri, docente di economia e gestione delle imprese presso l'Università Bocconi di Milano, direttore executive MBA di SDA Bocconi, che ci ha spiegato il total cost of ownership della rotocalco. Io approfitto, perché molti lo stanno chiedendo, oltre a dare il benvenuto a quelli che si sono collegati nel corso del nostro webinar, approfitto per dire a tutti, perché lo stanno chiedendo in molti, che le slide di questo incontro saranno disponibili, sono disponibili, basta scrivere a info@acimga.it e potete avere tutte le slide, e la registrazione video di quello che stiamo facendo adesso sarà disponibile sul sito, quindi non preoccupatevi, tutti i contenuti ci sono. Intanto stanno arrivando delle domande e alla fine le faremo e cercheremo di rispondere. Grazie per le domande e la partecipazione. Arrivano da
tutti i continenti, direi, quelli che per ragioni di fuso orario possono seguirci, quindi tutti quelli a est per i quali è pomeriggio o sera, ovviamente quelli a ovest stanno dormendo, però insomma c'è una grossa partecipazione dal punto di vista della rappresentanza continentale del pianeta, grazie mille. Ora, da un po' di decenni a questa parte, per fortuna, e negli ultimi 10 anni sempre di più, negli ultimi anni sempre di più, dentro alle valutazioni di qualunque processo industriale non può mancare una relazione approfondita sulla circolarità dei processi e sulla sostenibilità. Per questo do la parola a Elisabetta Bottazzoli, che è ricercatrice nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità, che ci parlerà della sostenibilità e degli standard internazionali e delle opportunità da cogliere nella rotocalco. Prego, Elisabetta Bottazzoli. Buongiorno a tutti. Grazie dell'occasione, della gradita occasione. Intanto condivido lo schermo, perdonatemi. Perfetto, vedete tutti, giusto? Ok, grazie. Grazie al professor Baglieri che ha dato, già anticipato molti degli spunti che affrontiamo in questo ultimo quarto d'ora. In realtà l'obiettivo è appunto fornire degli elementi di riflessione sui quali poi ritrovarci assieme il 23 ottobre, con anche magari un stato di avanzamento del progetto che è iniziato poco meno di un mese fa, con davvero una maggiore consapevolezza del cambio di rotta che la sostenibilità può dare a un settore così ben definito e ben caratterizzato da specifiche peculiarità. Infatti oggi parliamo di sostenibilità in termini generali, capiamo cosa significa imparare a rendicontare attraverso un report e cerchiamo di mettere alla luce alcuni dei vantaggi e alcune delle opportunità che una rendicontazione della sostenibilità può dare ad un'impresa. Parlare di sostenibilità, come è già stato detto dal professor Baglieri, significa comunque cambiare una prospettiva. Proprio in questi giorni con coronavirus molti di noi si saranno chiesti dove stiamo andando. Il modello attuale di produzione e di consumo sta causando sempre più problemi, inceppi, crisi, non sta funzionando tutto a dovere e quindi ci sta mettendo di fronte a una situazione di dover scegliere. Storicamente un momento molto forte, rappresentativo di grande cambiamento, è stato rappresentato appunto nel 2015 dall'adozione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che identifica 17 specifici development goals, cui sono associati 169 target, che rappresentano un grande cambiamento rispetto all'approccio precedente. Pochi di noi si ricordano i Millennium Goals perché erano una call for action per governi. La vera differenza, il vero cambio di approccio voluto dalle Nazioni Unite è stato quello di adottare una call for action in cui ciascuno è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi e soprattutto rappresenta una grande opportunità per il mondo imprenditoriale e industriale di dimostrare di essere parte integrante del cambiamento. Un cambiamento che non significa una decrescita, una rinuncia a un livello di benessere, ma significa semplicemente trovare differenti soluzioni per garantire e preservare le risorse attuali per le generazioni future. Un modello economico identificato ottimale per il raggiungimento, la garanzia di uno sviluppo sostenibile è quello dell'economia circolare e che ha avuto una forte
rimarcazione con il lavoro dell'Ellen MacArthur Foundation, che identifica come un vero e proprio economia industriale che fin dall'inizio è pensata per essere rigenerativa, per non immettere rifiuti, non creare rifiuti e minimizzare al massimo tutti gli impatti ambientali negativi. Il documento recentissimo è del marzo 2020, che fa il punto di congiuntura tra sostenibilità ed economia circolare, è appunto il Circular Economy Action Plan, che è identificato come uno dei pilastri, dei blocchi fondamentali su cui si basa l'European Green Deal, di cui tutti noi abbiamo sentito parlare, e nei quali riponiamo anche molta fiducia per superare l'attuale momento di grande difficoltà economica determinata dal coronavirus. Tengo appunto a precisare che è la nuova agenda per lo sviluppo, la crescita, lo sviluppo sostenibile europeo, che si fonda su una circolarità del sistemi di produzione e di consumo e che è parte integrante della strategia industriale europea attraverso appunto queste sei misure che vengono ad essere identificate. Tutto ciò è importante perché ci riguarda da vicino e l'Italia si sta muovendo abbastanza uniformemente, omogeneamente nella medesima direzione, non solo tramite il recepimento delle direttive europee, ma anche a livello volontario con delle iniziative molto forti di indirizzo proprio rivolte alle imprese, di cui appunto qui sono citati alcuni esempi. In tutto questo, come giustamente sottolineava il professor Baglieri, dobbiamo tenere in considerazione ben presente le aspettative dei consumatori, perché come aziende si è clienti e fornitori e consumatori come cittadini. Sempre più ricerche, qui ve ne ho riportate due esempi, mostrano come le aspettative dei consumatori nei confronti dei valori della sostenibilità e dell'impegno sociale siano un fattore determinante, almeno tanto quanto la qualità del prodotto finale che vanno a consumare. La reputazione dell'azienda in termini di sostenibilità ambientale e sociale diventa sempre più un fattore determinante per posizionarsi sul mercato. Ci siamo anche chiesti che cosa significa una produzione sostenibile. Vi è un lavoro molto bello fatto da uno dei gruppi dell'ASVIS, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che si occupa proprio del Development Goals 12, dedicato a consumi e produzioni sostenibili, quindi a modalità di consumo e produzione sostenibile, in cui appunto vi è evidente il fatto che una produzione sostenibile implica un impegno, una ricerca costante e continua nel tempo, un investimento non solo economico ma anche di know-how e di risorse in ottica di prevenzione degli impatti negativi e di esaltazione, evidenziazione di tutti quelli che sono invece gli impatti positivi. Mi soffermo soprattutto sull'ultimo punto, che identifica appunto come azienda sostenibile, come attività produttiva sostenibile, un'azienda che è in grado di redigere un rapporto di sostenibilità comunicando in modo chiaro, tempestivo e trasparente i propri impatti alla comunità degli stakeholder. Questo anticipa la seconda parte dell'intervento, che dobbiamo imparare a redigere dei report. L'analisi che stiamo iniziando ad avviare, che è appunto cominciata da poco meno di un mese nell'ambito appunto di un progetto molto ambizioso della Federazione Carta e Grafica, di cui appunto Acinga a parte, parte proprio da un'analisi, da una sorta di indagine. Uno degli obiettivi, come abbiamo visto, uno degli impegni di un'azienda sostenibile è quella di comunicare in modo trasparente, chiaro e tempestivo. Tante aziende hanno la ISO 9041, la 9001, molte hanno la 14001,
ma pochissime hanno un report di sostenibilità. Tutti i valori aggiunti di cui ci parlava, tutti gli impatti positivi che derivano da un grosso investimento appunto in know-how economico delle aziende in termini di minimizzazione degli impatti ambientali non vengono sufficientemente raccontati. Ciò significa che nella percezione dello stakeholder non esistono. Se non viene raccontato attraverso uno strumento efficace ed trasparente, è come se non esistessero. Gli impatti, gli impegni delle aziende del rotocalco nella minimizzazione dei propri impatti negativi ambientali, quindi nella valorizzazione anche di quello che potrebbe essere un'esternalità negativa, farlo diventare un valore aggiunto, come per esempio la gestione dei gli elementi tossici, dei solventi, se non raccontata, non consente all'azienda di posizionarsi in un contesto di sempre maggiore attenzione alla sostenibilità e quindi è come non farla, perché il racconto, la comunicazione trasparente deve diventare parte integrante della strategia di un'azienda. Infatti bisogna tenere presente questi quattro pilastri che già sono presenti nelle aziende, ma è come se fossero nascosti, impliciti, come se non valesse la pena di raccontarli. Invece è fondamentale iniziare a raccontarli secondo una metodologia riconosciuta. Esattamente come l'importanza di cui ci parlava Gian Matteo all'inizio, di arrivare ad una ISO che rispecchi il settore, esattamente è importante utilizzare nella rendicontazione un sistema internazionale riconosciuto per favorire la comparabilità e evitare l'autoreferenzialità. Molti sono gli strumenti, il più diffuso in Italia e in Europa è la linea guida sviluppata dal GRI Standard, dal GRI Framework, che è una ONLUS, un'associazione non governativa, che è arrivato appunto a sviluppare nell'ultima versione il GRI Standards, che ha una struttura ben definita. Quello che mi preme sottolineare sono i principi di una buona rendicontazione, di una buona repartistica, che in realtà sono applicabili sia a qualsiasi tipologia di metodologia che un'azienda decide di applicare, sia a qualsiasi report, e sono principi specifici sia relativi alla quantità, quindi quantitativi, sia qualitativi, dove ritroviamo appunto l'accuratezza, la tempestività, la trasparenza, la chiarezza, e in particolare modo un report di sostenibilità deve essere accessibile. Non è possibile che andando a cercare sui siti di un'azienda si debba andare a navigare alla ricerca di alcune informazioni qua e là per sapere se l'azienda è sostenibile o meno o è impegnata nella sostenibilità. I concetti fondamentali su cui insiste molto il GRI sono quelli appunto della materialità. Tanti elementi, tanti fattori, anche ambientali, sono importanti, ma non necessariamente debbono essere tutti urgenti, prioritari. Il confronto costante e attivo con gli stakeholder interni e esterni consentono di identificare la prioritizzazione che viene poi raffigurata in una matrice di materialità, che va aggiornata ed è uno strumento dinamico che consente alla azienda di mantenere vivo un rapporto con i propri stakeholder e alimentare la propria sostenibilità. Molti sono gli strumenti a disposizione per gestire appunto lo stakeholder engagement, vi sono manuali, vi sono serie a 1000, vi è una norma la 26000, quindi l'azienda deve chiedersi innanzitutto però qual è il proprio obiettivo, dove vuole andare, cosa vuole ottenere. Una volta che ha chiaro l'obiettivo di questo percorso, gli strumenti a propria disposizione sono molteplici, dal più complessi ai più semplici, secondo appunto anche le risorse, le competenze dell'azienda. Professor Baglieri ha fatto giustamente accenno a quello che è il mondo della finanza sostenibile. L'Unione Europea si è resa conto alcuni anni fa
che i soli finanziamenti pubblici non erano in grado di innescare il cambiamento, soprattutto un cambiamento così capillare da coinvolgere il mondo dell'economia reale e quindi il mondo dell'imprenditoria in primis. E quindi ha chiamato in causa anche la finanza privata. Da lì è diventato molto forte il percorso di quella che è appunto la finanza sostenibile, che è quella finanza che integra e che rende strategici nelle proprie scelte di investimento i criteri ESG, Environmental, Social e Governance. Uno degli standard internazionali molto dedicato al mondo proprio della finanza sostenibile è la SAPS, che è un po' l'equivalente del GRI, però più specifico appunto sulle questioni finanziarie, e anch'esso ha sviluppato una matrice di materialità, identificando i topics fondamentali che i soggetti della finanza debbono tener conto nella scelta, nell'orientamento dei propri investimenti. Ciò significa che quando vado ad investire, io vado alla ricerca di attori dell'economia che rispondono essi stessi a questi criteri, quindi che consentono di qualificare me stesso come sostenibile e da questo punto di vista andare a sostenere le aziende che si fanno trovare pronte alla sfida della sostenibilità e già attive nella transizione dell'economia circolare. Tutto torna, economia circolare, sviluppo sostenibile, finanza sostenibile e i principi ambientali, sociali ed economici che vengono richiesti da una buona rendicontazione. I vantaggi sono molteplici, sia per le aziende molto grandi che le aziende piccole e medie imprese che costituiscono il substrato dell'economia europea, non solo italiana. E infatti lo stesso GRI ha redatto questo report dedicato alle piccole e medie imprese, ma applicabile anche alle grandi, in cui identifica benefici, vantaggi interni e esterni di un report di sostenibilità redatto secondo gli standard internazionali. Il cambio di prospettiva è quello che dicevamo all'inizio, la call for action del 17 Development Goals. Le aziende non sono il mondo industriale, il mondo imprenditoriale non è la causa del problema, ma è parte integrante della soluzione. Deve farsi proattivo nell'identificare un nuovo tipo di percorso che faciliti ciascuno per le proprie competenze, per il proprio settore, la transizione all'economia circolare, quindi rigenerativa a monte, che non produce rifiuti, ma che rientrano sempre in circolo come risorse, e che garantiscono alle generazioni future, per esempio, il fatto di avere un sistema di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici determinati dal riscaldamento globale. In modo molto meno aleatorio, ma molto più concreto, legandoci tra l'altro a un ragionamento che fa appunto la ricerca del professor Baglieri, è un dato quasi, a me che occupo di sostenibilità da più di 20 anni, facciamo finta di niente, è quasi evidente, ma è la prima volta che un rapporto dell'Istat lo mette proprio così in primo piano, sottolineando come esista una vera e propria sorta di premio di sostenibilità alle aziende che fanno report di sostenibilità e che iniziano un percorso di mitigazione, minimizzazione e controllo dei propri impatti ambientali e sociali. Addirittura vi è un livello che l'Istat definisce lievemente sostenibile, che vuol dire faccio proprio il minimo indispensabile per la terra, che soltanto con un minimo sforzo implica un incremento della produttività industriale del campione analizzato del 4.5%. Quindi se andiamo a collegare questo ragionamento, ovviamente in questo momento in modo superficiale, l'obiettivo del progetto in itinere è anche quello invece di andarlo a misurare concretamente, tra le conclusioni
dell'intervento del professor Baglieri e questo semplice dato messo in evidenza dall'ISTA, vediamo che le opportunità, i vantaggi che l'adozione di una reportistica della sostenibilità, oltre a consolidarsi nel mercato, quindi a livello reputazionale, consente anche un incremento della produttività, che penso sia un obiettivo, un vantaggio che qualsiasi azienda persegue. Tutto questo ovviamente implica, non ovviamente, ovviamente per me, ma forse per, dato che appunto la reportistica della sostenibilità non è così diffusa, a questo punto non è così ovvio, la capacità di gestire con maggior consapevolezza i rischi. Rischi reputazionali, rischi finanziari, rischi economici ed operativi. Quelli operativi sono strettamente connessi, come vediamo dalla descrizione, anche al depauperamento, al progressivo venir meno delle risorse non rinnovabili, alla conseguenze negative del riscaldamento globale nell'ambito di quei cambiamenti climatici che sono sempre più violenti e repentini e quindi difficilmente controllabili. Un report di sostenibilità redatto secondo criteri appunto degli standard internazionali arriva sempre in un livello di maturazione a garantire una sempre maggiore integrazione tra la gestione e il monitoraggio di questi rischi. Tra le varie opportunità vogliamo porre l'attenzione sulla finanza sostenibile. Qui abbiamo riportato uno stralcio di un recentissimo articolo comparso sul Sole 24 Ore in cui il Forum Finanza Sostenibile, che è un soggetto, appunto una organizzazione no profit italiana che però è molto presente a livello europeo su quasi tutti i tavoli fondamentali anche dell'Unione Europea di lavoro, per esempio dei regolamenti recentemente in via di approvazione, tra cui la rinomata linea guida della tassonomia, chiama in causa la finanza sostenibile, quindi la finanza che fa proprio e rispecchia e strategicamente agisce in coerenza con i criteri ESG, nel superare il periodo crisi economica derivato dalla crisi sanitaria causata dal coronavirus. In particolar modo l'articolo del segretario generale del presidente del Forum Finanza Sostenibile chiama in causa 7 punti. Qui ne ho riportati solo 4, ma mi soffermo soprattutto sul terzo, il fatto che la finanza sostenibile può intervenire al fianco delle aziende nel processo di innovazione digitale, di ammodernamento tecnologico, in una prospettiva green, nella misura in cui non solo bisogna andare alla ricerca di una maggiore efficienza che poi si trasforma in valore economico, ma è una maggiore efficienza che abbia degli impatti sulla minimizzazione delle esternalità ambientali negative e che in realtà va a, sempre perché occorre guardare il contesto a 360 gradi e considerare gli strumenti che abbiamo a disposizione anche sotto altre prospettive, in realtà questo va a rafforzare un percorso che è già in atto, che è già stato avviato, che è quello previsto dal piano Industria 4.0. Un'indagine del 2017 su un campione di 200 imprese, ha fatto emergere che tra gli obiettivi delle aziende che hanno aderito agli strumenti messi a disposizione, hanno fatto ricorso agli strumenti messi a disposizione da Industria 4.0, vi sono ovviamente l'implementazione del miglioramento del servizio nei confronti del cliente, la ricerca di una maggiore efficienza interna,
e l'implementazione della propria circolarità e sostenibilità ambientale. Quindi quello che emerge importante è che della digitalizzazione e il ricorso alla tecnologia consente di ottenere importanti risultati ambientali in termini di circolarità e di sostenibilità, anche se come effetto secondario. Ed è per questo che è importante misurarli nell'ambito di un report di sostenibilità, perché magari il mio obiettivo principale non ha natura ambientale, ma io ho anche benefici e minimizzazione di impatti ambientali attraverso strumenti che magari inizialmente non erano pensati per quello scopo. Infatti vi è uno studio di il professor Marco Frei della Sant'Anna di Pisa, oltre che della Bocconi, realizzato in collaborazione con Comieco, che evidenzia proprio questi strumenti previsti dall'industria 4.0 che hanno dirette conseguenze e benefici in termini di economia circolare e di sostenibilità. Quindi le opportunità sono molteplici, l'azienda attraverso una rendicontazione puntuale e trasparente della propria sostenibilità e del proprio impegno nei termini di economia circolare e sostenibilità può sicuramente cogliere molti benefici e diventare appetibile, sexy, perché no? Di fronte a potenziali finanziatori della finanza sostenibile che si stanno sempre più orientando non solo ad aziende quotate in borsa, ma ad aziende che sono l'espressione di un'economia reale. Quindi la sostenibilità può diventare fonte di opportunità e di maggior consapevolezza, soprattutto guardando ad un futuro che è sempre più incerto e che presenta sfide che, come il coronavirus, non potevamo immaginarci e nemmeno preventivare. Chiudo dandovi appuntamento appunto al 23 ottobre con uno stato di avanzamento della ricerca sulla sostenibilità al fianco delle imprese che aderiscono alla federazione, sperando di avervi lasciato con alcuni spunti di riflessione che possiamo affrontare nel percorso avviato assieme. Grazie. Grazie mille Elisabetta. Abbiamo sentito prima il professor Vincenzo Baglieri sul cost of ownership e poi la dottoressa Elisabetta Bottazzoli sull'economia circolare, la sostenibilità, gli standard internazionali, le opportunità e quello che deve fare l'industria della rotocalco per comunicare sia, diciamo, le proprie caratteristiche che la propria potenzialità in termini ecologici. Ora è il momento delle domande. Siccome le domande sono diverse, chiedo a tutti i relatori che risponderanno di essere il più possibile rapidi, così riusciamo nel giro di un quarto d'ora riusciamo a rispondere a più domande possibili. La prima domanda io la rivolgerei a Andrea Briganti ed è questa: in questa indeterminatezza di mercato, dove a più riprese ci viene detto che niente sarà più come prima, come vedete il mercato legato alla stampa della rotocalco in termini di ordini e volumi rispetto ad altre tecnologie? Perché per Uteco la rotocalco sta crescendo come il digitale, con le ultime vendite, non solo in Asia e Medio Oriente, ma anche per i grandi gruppi del Nord America. Prego Andrea Briganti. Eccoci. Allora, diciamo che in termini previsionali, in questa fase, è molto complicato in qualche modo dare delle indicazioni, però possiamo in qualche modo rifarci a quelle che erano gli andamenti, no, di crescita della tecnologia rotocalco, diciamo in fase pre-Covid, per cui diciamo che da un punto di vista prettamente di numeri, vado a recuperare anche i nostri grafici interni che sono ad uso poi di tutto la nostra base associativa, noi prevediamo, diciamo così, alla fine dell'anno una contrazione della domanda alla tecnologia rotocalco un pochino più alta
rispetto ad esempio alla domanda della tecnologia flessografica. Allora, per quelli che questo perché abbiamo semplicemente parametrato, diciamo così, lo storico che abbiamo a disposizione e che elaboriamo con quelli che è scorrelato con quelli che sono gli indicatori del Fondo Monetario Internazionale sul 2020 e sul 2021. Quindi il nostro ufficio studi ha elaborato questa cosa. Sono dati però che non diffondiamo, è un dato semplicemente, diciamo così, di testing, perché serve a noi per capire effettivamente come, per avere un'indicazione di come si può muovere il mercato. Non diffondiamo perché è molto difficile in questa fase, diciamo, garantire poi una linearità di dato, fondamentalmente dovuto al fatto che il Covid ha una estensione a macchia di leopardo, e anche se tecnicamente è una pandemia, quindi è chiaramente impatta su tutti i paesi del mondo, e ciascun paese poi ha anche in termini di attività riproduttive e di consumo delle politiche diverse rispetto agli altri. Quindi è molto difficile prevedere questa cosa. Io lascerei, come dire, un attimo anche la parola a riguardo a Gian Matteo Maggioni, a Enzo Baglieri, ma proprio sinteticamente, perché credo che il loro punto di vista poi al di là dell'ufficio studi associativo sia un ulteriore confermo o disconferma di quanto ho appena detto. Prego, Gian Matteo. Grazie. Allora, Andrea si è soffermato su quello che è il mercato delle macchine. Io invece vorrei fare una riflessione, se possibile, su quello che è il mercato degli stampati, che è leggermente diverso, confermando che oggi è difficile fare una previsione perché ovviamente non sappiamo cosa succederà tra 15 giorni, né noi né chi ci governa, e quindi viviamo questa situazione, ma sicuramente in un momento di difficoltà e di incertezza come quello che stiamo vivendo, la propensione del consumatore è quella di acquistare dei prodotti che lui ritiene basilari, quindi magari non è più disposto a spendere un premium price per l'acquisto di prodotti di nicchia con confezioni particolari, ma si concentra quindi su quelli che sono i bisogni essenziali suoi e della sua famiglia, in linea teorica quindi sulle grosse tirature di stampa, quindi tirature più consone a quella che è la capacità rotocalco. Questo in breve il mio pensiero. Non so se Enzo vuole aggiungere qualcosa. Prego Enzo. Giustamente, come dicevano sia Andrea che Gian Matteo, adesso fare delle previsioni è molto complicato. E io in realtà inviterei tutti a essere estremamente prudenti. Il tema principale è che la pandemia ha interessato appunto tutto il mondo, ma le reazioni dei diversi governi e dei diversi mercati sono purtroppo tra loro diverse. Dico purtroppo perché in alcuni casi ovviamente questo crea ulteriore instabilità, cioè tra noi, diciamo, economisti, gli scenari che vengono fatti sono scenari che non escludono banalmente che tra settembre e ottobre ci siano altri lockdown magari più brevi, perché se anche mettiamo in sicurezza l'Italia, la Francia, la Germania o gli Stati Uniti, paesi che mettono meno in sicurezza i loro sistemi sanitari e le condizioni di sicurezza sanitaria del paese, inevitabilmente in un'economia che comunque è interconnessa andranno poi a influenzare quelli, diciamo, più stabili. Ciò detto, quindi, in tale incertezza confermo quello che diceva Gian Matteo. In qualunque crisi si torna a guardare a prodotti molto stabili che rassicurino molto il cliente. E quindi anche i produttori e di conseguenza anche chi deve dare messaggi per i produttori tenderanno nei prossimi mesi a rassicurare il cliente con produzioni, con offerte molto, diciamo, puntate, che puntino molto sulla qualità, sulla stabilità, sulla solidità e chiaramente a prezzi ragionalmente più bassi. E la stampa rotocalco e la grafica, che la stampa che determina la stampa rotocalco, che è di altissima qualità, appunto, dicevo prima, e di alta replicabilità, dal suo punto di vista è una soluzione che probabilmente si sposa con questa strategia. Il problema è che non sempre i creativi o i brand owner hanno tutta la competenza per distinguere tra l'uno e l'altra. Quindi qui sono un po' i produttori che devono mettere nelle mani dei propri clienti gli strumenti per far percepire agli ultimi anelli della catena del valore il differenziale della rotocalco stessa.
Grazie. Un paio di domande. Ricordo a tutti che ovviamente un po' di queste domande prevedono poi delle discussioni molto lunghe e quindi alcuni di questi temi vanno rimandati al nostro appuntamento autunnale per forza di cose perché sono troppo ampie. Però abbiamo ancora un po' di tempo per rispondere invece a delle domande più specifiche. Ricordo a tutti che per avere tutti i lucidi, tutte le slide delle presentazioni che abbiamo visto, basta scrivere a info@acimga.it e che la registrazione video di questo webinar sarà sul sito di Acimga. Quindi per rivedere tutti i dati degli studi potete comodamente scrivere e avrete tutte le slide e anche per insomma rivedere con calma le esposizioni. Vorrei chiedere a estendere a Gian Matteo una domanda, insomma la sintesi di un paio di domande che sono arrivate sulla questione del recupero degli inchiostri, cioè del costo degli inchiostri. A, quanto incide e B, quanto per chi vuole investire in una tecnologia più ecologica dal punto di vista degli inchiostri ci siano delle agevolazioni e degli strumenti che rendano questo aggiornamento economicamente più diciamo vantaggioso. Prego Gian Matteo. Allora, io non sono un tecnico di inchiostri perché vivo di cilindri, quindi ritengo però che la domanda si riferisse, oltre agli inchiostri, al recupero di solvente. Sì, chiedo scusa, intendevo tutta la questione. Prego, prego. So, per conoscenza del mercato, che il recupero di solvente è un investimento sicuramente importante, ma che permette... poi l'azienda che fa questo investimento di avere addirittura un ritorno, giusto no Enzo, che questo l'hai affrontato e studiato, di avere un ritorno, ovvero avere una capacità di produrre solvente che poi può vendere. E anche per questo lascio a chi vuole approfondire questo discorso di contattarci direttamente alla nostra mail info@acinga.it dove lo metteremo in contatto con i produttori appunto di soluzioni per il recupero solvente per avere maggiori delucidazioni. Una domanda mi sembra abbastanza centrale che ci arriva dagli spettatori, insomma da chi ci sta guardando dal subcontinente indiano. Diverse persone dall'India ci chiedono questi 20 anni di durata degli impianti rotocalco europei possono valere anche per le aziende europee che li realizzano, li costruiscono in impianti in Asia? Ce lo chiedono più di due persone, attori del settore indiani e rivolgo direi la domanda a Andrea e a Enzo, forse prima Andrea. Sì, allora io mi rifaccio, diciamo che la tipologia e la qualità del prodotto dipende fondamentalmente dalla capacità e dal know-how. Questo è un settore globale, ok? Quindi laddove c'è know-how e capacità organizzativa si può produrre con la stessa qualità e con lo stesso know-how in qualsiasi parte del mondo. Per cui fondamentalmente tenderei a dire la risposta è sì, laddove però c'è know-how e capacità organizzativa, quindi sono fattori che esulano dal contesto prettamente tecnico e tecnologico, ma impattano sulle competenze e sulle organizzazioni. Vuole aggiungere qualcosa Enzo, che nella sua conferenza insomma ha sottolineato quanto i servizi e tutto quello che sta intorno all'acciaio e alla macchina siano fondamentali. Prego. Diciamo questo, che l'elemento distintivo in questo momento della produzione europea, quindi tedesca e italiana, è sicuramente la solidità e l'affidabilità della tecnologia. Quindi una tecnologia progettata e realizzata in questi due paesi, da operatori di questi due paesi, sicuramente garantisce quell'orizzonte temporale che citavo prima e direi anche in alcuni casi superiore. È un fenomeno abbastanza ormai comune, quello di aziende che sono trovate in difficoltà e che hanno ceduto le loro tecnologie o che sono state rilevate da fallimenti aziendali e che con un po' di revamping continuano appunto a essere operative sul mercato.
Per chi ci ascolta, diciamo, in mercati diversi da quello europeo, forse vale la pena anche di aggiungere un elemento. Ci sono due aspetti che distinguono, se non altro, diciamo, la prospettiva industriale rotocalco italiana da quella tedesca, che sono poi gli elementi anche di queste due industrie nella storia. E cioè le aziende tedesche hanno un'impronta tecnologica molto forte, appunto puntano sull'affidabilità e tendono, lo dico perché è un po' la modalità tipica, diciamo, tipica dell'offerta di queste aziende, a definire uno standard e a imporre in qualche modo al cliente la realizzazione, diciamo, l'adattamento a quello standard industriale, che poi garantisce la continuità nei 20 anni che ho citato prima. Le aziende italiane sono distinte e continuano a, secondo me, su questo a poter avere un valore competitivo, un vantaggio competitivo, perché oltre a garantiscono, se volete, questa continuità e queste prestazioni a lungo termine, ma hanno sviluppato una grande capacità di adattamento della singola macchina al fabbisogno del cliente. Se a questo aggiungiamo e aggiungessero sempre di più la capacità di servire il cliente, a maggior ragione, come diceva Andrea, in paesi in cui magari questa tecnologia va sviluppata, probabilmente avrebbero un vantaggio competitivo ulteriore. Però la risposta è sì, il problema, diciamo, non è geografico, ma è da chi è progettata ed è realizzata la tecnologia stessa. Volevo aggiungere solo una cosa, Matteo, se me lo permetti, che è fondamentale ovviamente su un ciclo di vita così lungo fare una manutenzione ordinaria e continuativa del macchinario. Non si può pensare di installare un macchinario di questo tipo e non affrontare quelli che poi sono i costi di manutenzione per mantenerlo appunto operativo in buona salute, ecco, come un po' un'autovettura. Se non facciamo i tagliandi e non la sottoponiamo a controlli, è ovvio che il ciclo di vita si riduce drasticamente. Bene, allora le domande arrivate sono parecchie e ne terremo conto per poi rispondere, per inserire le risposte dentro nel prossimo incontro, e quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questo webinar e do appuntamento a tutti il 23 ottobre al Grand Hotel Baglioni di Firenze, quando in un modo che scopriremo, perché tutto sta avvenendo così in queste settimane e cambia continuamente, ci incontreremo fisicamente e parleremo ancora della rotocalco e sarà, insomma, l'evento principale di Roto for All. Ringrazio tutti, ribadisco che a info@acimga.it potete chiedere tutti i lucidi, tutte le slide delle presentazioni e anche chiedere, insomma, quello che vi interessa, porre delle altre domande se alcuni dei temi trattati ne hanno suscitate in voi. Ringrazio Gian Matteo Maggioni, ringrazio Andrea Briganti, Vincenzo Grazie Baglieri, Elisabetta Bottazzoli e tutti voi che siete stati collegati, anche Valeria che ha tradotto per il nostro pubblico internazionale. E allora grazie a tutti, l'appuntamento è al 23 ottobre al Grand Hotel Baglioni di Firenze per Roto for All. Grazie.